un po' di dolori alla gamba, ma nella norma, ecco. Mi hanno già tolto il drenaggio, quindi sembra abbastanza bene. Resta ricoverato in situazione stabile nell'ospedale di Mestre Alberto Biondo, il bodybuilder 33enne di Cavallino Treporti, cui domenica sera uno dei tre banditi ha sparato alla gamba, dopo che erano entrati nell'abitazione di via Pordelio, dove vive insieme a genitori e nonni. Dopo il primo intervento, la sera stessa, ce ne sarà un secondo. Dovrebbero spostarmi a San Donà e poi tra qualche giorno, non so quando, mi dovranno rioperare e dopo inizierà la riabilitazione. Alberto ricorda ogni istante. Avrebbe voluto fare di più, ma i banditi, che evidentemente non si aspettavano una sua reazione, nemmeno del papà Maurizio, l'hanno colpito subito. Non ho fatto ora pensare a niente, cioè volevo solo buttarli giù dalle scale e basta. Ma purtroppo, cioè, poi lui ha sparato subito, non so perché. Mi hanno messo capo subito, cioè nel senso, io sono uscito io ero in bagno e ho sentito come un ribaltamento di tutto e pensavo forse stessero litigando i miei. Esco e mi trovo sti qua davanti, cioè nel senso mio papà che sta spingendo questi e sto qua, io ero sul pianerottolo, lui era 2-3 gradini più giù. Io dal primo istinto, lui aveva la pistola puntata, ma primo istinto ho fatto per tirargli una, cioè gli ho tirato una pedata come. E su quel momento lui poi ha sparato. E quindi ho perso subito la gamba e non sono più riuscito ad aiutare mio papà, ecco. Magari se il colpo non mi prendeva così che veniva su, ma andava fuori dritto per dritto, magari riuscivo a stare un altro po' in piedi, ecco. Non ci ho più visto niente, cioè sono andato via dritto. È che sono stato sfortunato che non l'ho preso giusto, perché se lo prendevo giusto, secondo me non riuscivo neanche a sparare. Il 33enne voleva proteggere la sua famiglia in ogni modo. Se il proiettile però avesse colpito l'arteria femorale poco più in là, lui non ce l'avrebbe fatta. L'unica roba che dicevano è fermi, che se no vi sparo. Mi hanno sbattuto anche col calcio della pistola in testa. Nel male, fortunatamente siamo ancora qua, perché poteva, se la pistolata, non so, andava più alta, ciao. Adesso comunque anche di notte mi rivedo sempre la scena. Non è facile dormire. La paura ora resta. Il pensiero è che adesso magari quando ritorni a casa la sera al buio, non sai mai, cioè, puoi sempre trovarti qualcuno, ecco, quello è il problema. Intanto si sta stringendo il cerchio intorno alle indagini. I banditi potrebbero avere le ore contate.